essere l'opposto di quello che abbiamo detto con il tecnico della Pergolese, nel senso di un Ardò deludente nel primo tempo, in difficoltà, e che poi invece ha avuto questa grande reazione nella ripresa. Sì, diciamo che il primo tempo è stato anche tra virgolette equilibrato, perché poi la Fragolese, a parte un rigore che secondo me ha dei dubbi, perché la palla l'ha presa con le mani il nostro portiere, ci è stato negato a noi anche un rigore secondo me nettissimo. Io ritengo che sia stata una partita equilibrata, è vero, noi non siamo riusciti, forse anche per qualità dei giocatori su quel campo, giocare la palla non era possibile, non avevamo tanti giocatori di qualità e quindi dovevamo giocoforza giocare sulle fasce. Forse un po' nervosi, anche perché poi di conto abbiamo trovato anche una squadra, non lo nascondiamo, questa è una squadra che punta a vincere, all'inizio ha fatto tanti investimenti, quindi non è l'ultima arrivata, ha tanti giocatori di C e tanti giocatori di D che hanno vinto tanto, quindi col capocannoniere che è Longo, che oggi penso sia stato neutralizzato dalla nostra difesa. Secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo messo qualche giocatore in più di qualità e insomma abbiamo fatto molto ma molto meglio, ma poi c'era anche la voglia di volerla pareggiare. Io ai ragazzi ho detto che se la pareggiavamo la potevamo vincere, perché loro secondo tempo niente, non hanno fatto praticamente nulla, non hanno mai calciato, ma poi noi avevamo più rabbia nel ribaltare il risultato. Dopo l'1-1 abbiamo fatto il 2-1 e poi abbiamo amministrato benissimo fino a fine gara. Mister, abbiamo avuto la sensazione che i nuovi arrivati hanno fatto parte del gruppo già all'inizio stagione, questo con anche merito suo. Parliamo dei nuovi arrivati. Matteo Montinaro è stato già un mio giocatore, quindi, e poi sono stati accettati tutti e due, sia Michele sia Matteo, dal gruppo. Questo è un gruppo che è un gruppo di bravissimi ragazzi che hanno soltanto la voglia di voler far bene. Noi l'abbiamo puntellata, forse arriverà qualcun altro in settimana per migliorare ancora questa squadra, perché numericamente non siamo tantissimi. E l'obiettivo rimane quello di giocarcela ogni domenica, poi ripeto a fine giorno di andata tiriamo la linea e vediamo dove possiamo arrivare, però questa è una squadra, ripeto, che ho visto che voleva vincere anche oggi nel secondo tempo, la rabbia, la voglia di difendere anche il 2-1 cercando di fare anche il 3-1, questo ti fa ben capire che è un gruppo sano, un gruppo che come obiettivo era la vittoria e poi l'abbiamo ottenuta. Spostiamo l'attenzione, sposto l'attenzione su due altri calciatori che anche con Alex ne parlavamo prima, Fedel e Ciraci, soprattutto sto ragazzino che nel secondo tempo sembrava un altro, diverso. Sì, noi stiamo lavorando sia su Fedel sia su Ciraci, ma direi anche Polichetti, perché Polichetti è entrato anche bene, ha messo delle bellissime palle, è stato... Polichetti è un offensivo bravo, molto bravo, però penso che siano entrati tutti con la voglia di voler vincere. Fedeli in settimana sapevamo che ci mancava Guadalupi, non avevamo play diciamo di qualità, dovevamo scegliere tra Fedeli e Mengo. L'ho provato sia uno sia l'altro in base al tipo di giocate che dovevamo fare. Si era scelto Mengoli primo tempo, secondo tempo dovevamo, come dire, su quel campo che non si poteva giocare, era come dire conquistare e ripartire velocemente, guardare su più in avanti. Quello, diciamo che Fedele è bravissimo perché conquista tantissimo in mezzo al campo, gli ha dato anche una mano ai tre centrali, prendendo anche una barriera. Ciraci, da quando l'ho spostato, è anche strano perché lui quando gioca esterno alterna delle prove buone a meno buone, quando gioca interno ti fa la differenza. Oggi è stato esattamente il contrario, quando è partito come quinto, oltre al fatto che ha chiuso un'azione bellissima, e io ho sempre detto che sui cross i quinti, è successo il primo tempo con Antonacci, il secondo tempo è successo con Ciraci, però Ciraci è stato bravo anche nel saltare l'uomo più di una volta e a mettere qualche cross. Lui è un ragazzo che quando si esalta diventa è un brevilinio che poi conoscendolo caratterialmente è voluto bene un po' da tutti quanti, quindi a volte esagera in alcune giocate, ha perso due palle a centrocampo che non doveva perdere, perché questo è un campionato dove bisogna stare molto molto attenti, qui la differenza sono i particolari, però ritengo che noi abbiamo fatto una buona gara, non sempre si può giocare benissimo su questo campo. Oggi vi dico che ci è mancato anche il nostro pubblico, perché
perché loro fanno la differenza. Fa una differenza in alcuni momenti, diciamo che la Fragolese è stata anche un po' avvantaggiata, so, con i contrasti. Dispiace per il nostro pubblico, però ecco, domenica speriamo che non facciano altre cose, così possiamo averli in casa già dalla prossima col Barletta, che è un altro big match, però domenica li vogliamo a Brindisi, perché è un'altra grandissima partita con un'altra grande che punta a vincere, quindi speriamo che siano in tanti. A parte il dettaglio dei 14 risultati di imbattibilità all'inizio, ma quel salto di qualità oggi si è cominciato a vedere? Sì, perché quando si è costruito il 3-5-2 iniziale, nel 3-5-2 generalmente nei tre di centrocampo c'è sempre uno di corsa, un play di grande qualità e un trequartista. Il trequartista non ce l'avevamo perché avevamo altri tipi di obiettivi. Parliamoci chiaro, abbiamo un budget che abbiamo rispettato, quindi non potevamo fare tantissimi investimenti, quindi abbiamo scelto determinati giocatori. Ed è chiaro che quando non hai tantissima qualità in mezzo al campo e dei lottatori, subisci poco, però davanti devi attaccare in tanti per avere occasioni. Oggi Matteo ha fatto anche la doppia fase, perché lui è di qualità, c'è stata anche una grossa mano in fase difensiva, e Matteo io lo conosco, per me è un giocatore di grandissimo livello, è un ragazzo che io ho sempre cercato ogni anno, a volte mi ha seguito, a volte ha fatto altre scelte, e quest'anno appena l'ho chiamato mi ha subito accettato. Però anche Ferreira, con la sua cattiveria, la sua voglia di voler giocare e segnare, perché Michel a Lamezia Terme ha giocato poco, ha segnato poco chiaramente, e quindi lui aveva questa voglia di tornare a lottare su ogni palla, a lottare, a fare gol. Ha fatto un bellissimo gol, sono i suoi gol quelli, perché lo conosco, e sicuramente anche lui ci darà una grossa mano. Stanno cominciando a venire anche i gol da palle inattive, cosa che diciamo nella prima parte del campionato, a parte quelle due punizioni che erano dubbie, era un po' mancato, no? La seconda domenica in cui si gioca in casa c'è un gol da calcio d'angolo. Sì, ma noi proviamo sempre io l'ho sempre detto, noi quello che ci è mancato, spero fino a domenica scorsa, ci è mancato un po' la pericolosità su tutti gli schemi di palla inattiva, da partita da calcio d'angolo, ma anche dalle punizioni laterali, medio, alto, centro laterali. Abbiamo tanti schemi, però è chiaro che qua trovi di fronte anche le squadre che ti conoscono, ormai ci studiano tutti, ma come studiamo noi gli altri, loro studiano te, quindi devi essere bravo ad essere più bravi degli avversari. Oggi lo siamo stati e quindi va bene così.